Ve lo do io un audio, fateci un'altra live. Fateci un'altra live, vi do un audio, eccolo. Bene, fate un'altra live ora, vai. Fate un'altra live, l'aspetto, vai. Dai, fate l'altra live, un altro audio. Vi ho dato un audio spettacolare. Questo è di Juice 10 Original. Va bene? Direttamente dal mio water. Questo è originale. Ve lo concedo. Siete autorizzati a farlo sentire. Poi lo analizzate. Analizzate lo scarico, analizzate l'acqua. Analizzate un po' tutto come sapete fare voi. Perché voi tanto il calcio, voi non sapete un cazzo né di calcio né di nulla. Sapete raccontare solo le cazzate, e l'unica cosa che sapete fare è essere sporchi. Ma la gente lo sa che siete sporchi e che fate schifo al cazzo. Ormai lo sanno tutti, è inutile. Vi potete presentare nudi, potete fare qualsiasi cosa, non vi guardano nemmeno i muri di casa vostra, tanto ormai. Veniamo a noi, veniamo a calcio, mettiamo da parte un attimino questa merda, questo schifo. Veniamo a noi. Torino-Inter, intanto c'è una partita che ci interessa molto, che è Juventus-Milan. Che risultato augurarci? Non so cosa dirti per ora. E non lo so dov'è il cinese, è inutile che tu me lo chieda. Giuse, dove l'hai nascosto, ragazzi? Ma a scrivermi Giuse dove hai nascosto il cinese, mi sembra normale e rispettoso nei miei confronti. Giuse, dove hai nascosto il cinese? Dai, vediamo se arrivano americani, se li finanzia, se arrivano arabi. Basta aspettare, aspettiamo. Aspettiamo. Tanto gli americani l'hanno messi da una parte, no? Perché penso non ci sia più nessun matto che parla di americani. O forse sì. Fatemelo sapere in caso, in questi giorni non ci sono stato. Quindi c'è un big match che ci interessa. Torino-Inter, bisogna puntare assolutissimamente ai 3 points, ragazzi, ai 3 punti. 3 punti! Sono d'obbligo, ma il problema sai qual è? Che non sarà semplice. Questa è comunque una partita difficile perché le squadre di Juric sono granitiche a livello difensivo. Cioè, te le passi male perché ti piazzano i pullman e duri fatica, pressing asfissiante, contropiede. Quest'anno abbiamo avuto problemi in questa prima parte della stagione. Abbiamo fatto molto meglio negli scontri diretti e con le piccole, per assurdo. Quindi questa è una partita difficile, insidiosa, bisogna stare attenti, capito? Perché loro corrono, non hanno tutti i nazionali in giro come abbiamo noi, hanno avuto una settimana di tempo per preparare la partita, sono sul pezzo da una settimana. Noi abbiamo gente in giro in tutto il mondo, ragazzi, sono avvantaggiati, parliamoci sinceramente su questo lato qui. C'è da dire che anche il Torino ha avuto un po' un percorso altalenante come il Sassuolo, quindi magari non ha trovato ancora, diciamo, quella stabilità, no, di rendimento, quella continuità di rendimento. Quindi, però, è una partita difficile, ragazzi. Bisogna far di tutto per vincerla, perché ora incomincia il calendario un po' più difficile rispetto a quello che c'è stato prima della sosta. Incomincia un calendario impegnativo: Roma, Atalanta, Torino, ragazzi. Bisogna dargli sotto ora, non voglio sentire seghe. Ciao Inter.